Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo notizie esclusive e interessanti per te che segui da vicino il Napoli. Il nostro team cerca di migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati. Parliamo del possibile arrivo del centrocampista danese, vecchia conoscenza di Antonio Conte, che potrebbe rafforzare ulteriormente la nostra squadra. Ma prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna novità. Andiamo! Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese del Tottenham, è nel radar del Napoli. Non è un caso che il suo nome sia legato al nostro club ora che Antonio Conte ha assunto la guida della nostra squadra. Højbjerg ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera sotto la guida di Conte al Tottenham, distinguendosi per la sua capacità di leadership, solide capacità difensive e precisa distribuzione della palla. Con un contratto fino al 2025, Højbjerg potrebbe essere un'acquisizione strategica per rafforzare il nostro centrocampo. La buona notizia è che, visto il tempo rimanente del suo contratto, il Tottenham potrebbe non chiedere una cifra esorbitante per il giocatore, rendendo questo accordo più fattibile per noi. Anche Milan e Juventus tengono d'occhio il danese, ma il fascino del ricongiungimento con Conte potrebbe essere decisivo a nostro favore. Nel frattempo, abbiamo un altro movimento interessante nel mercato italiano. La Juventus sta valutando l'acquisto di Marcus Thuram, un giocatore che piace anche al nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Thuram, che ha disputato una stagione eccezionale, è un attaccante versatile e forte fisicamente, caratteristiche che attirano molti top club. Assisteremo ad una feroce disputa tra Napoli e Juventus per rinforzi importanti in questa finestra di mercato. Tifoso napoletano, cosa ne pensi del possibile approdo di Højbjerg nel nostro club? L'esperienza e la qualità del danese potrebbero essere quello che ci serve per dominare il centrocampo. Che dire di Thuram? Pensi che sarebbe un buon inserimento anche se la Juventus fosse in lizza? Lascia la tua opinione nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensi. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati su tutti gli aggiornamenti sul nostro Napoli. Forza Napoli sempre!